più le vedo più in mente cose assurde. Mi lascio rapire dalle loro curve. Buongiorno a tutti, sono Gancio e ci vediamo fra poco su Videotop. Videotop con grande piacere, con noi Gancio, benvenuto. Buongiorno ragazzi, grazie per l'invito, sono veramente contento di essere con voi. Io sono altrettanto contento, ma subito voglio precisare dall'inizio che sono d'accordo su tutto quello che dirà Gancio e non ho la minima, proprio la minima volontà di dire il contrario. Non so perché questo lo dico, quindi d'accordo prescinde. Siamo d'accordo, è vero. Sicuramente qualcuno si sarà domandato, Gancio, ah bello, il gancio, il famoso gesto da boxer, piuttosto che invece il gancio come da chi è arrivato il gancio per averti qua, piuttosto che altre cose di questo tipo. In realtà è un vero e proprio nome proprio. Sì, Gancio è il mio vero nome, vorrei ricordare che scrive Gantichi, è scritto in francese, però si è, l'ha riconosciuto anche come nome d'arte, quindi... Io, essendo anche un diciamo tipo abbastanza sportivo, oltre che occuparmi di musica e di video, ho deciso di giocare diciamo una carta che avevo già in mano e quindi ho scelto Gancio come il mio marchio. Oltretutto, la tua origine è bulgara, nasci a Sofia, giusto? Sì, io sono nato a Sofia, sono di origine bulgara, ma sono 20 anni che vivo in Italia. Gli ultimi 10 anni sono sempre tra gli Stati Uniti e Italia per lavoro, per contatti, per amicizie, naturalmente occupandomi di musica, che è il mio più grande amore, diciamo, la vita mi ha portato a vivere in posti molto diversi. Però dopo 20 anni in Italia mi sono reso conto che Italia è il posto dove ho vissuto stabilmente di più e mi sento pienamente italiano. Felici all'apparenza. Però ritornando alle origini, la musica nasce proprio a Sofia, no? Già da bambino, con oltretutto una direzione ben precisa, la musica lirica dell'opera, no? Sì, è una domanda molto bella, anche perché io sin da piccolo suonavo il pianoforte, ero veramente innamorato della musica, oltre al fatto che la Bulgaria, pur essendo un paese molto piccolo, storicamente ha una tradizione operistica di musica classica molto forte. Come tutti sanno, ci sono tantissimi cantanti di origine bulgara diventati molto famosi nel campo dell'opera. E io ho avuto addirittura la fortuna di studiare con Gena Dimitrova, che era la mia ex insegnante di canto lirico, che è stata una dei più grandi soprani drammatici di tutti i tempi, per non dire la più grande Turandot nella storia della musica. Però lì poi a un certo punto è scattato un intreccio magico, no? Nel senso che anziché vederti sui palchi del Reggio... Credo che sia la definizione più giusta, sì. È scattato un intreccio magico perché io ho tantissimi amici che si occupano di musica elettronica. Ho tanti amici che fanno i DJ e quindi nel corso degli anni, anche mentre ancora studiavo lirica, loro continuavano a curiosare nel mio campo. Ma perché non canti qualcosa con la voce lirica su una traccia elettronica? Ma perché non facciamo questo insieme? Di conseguenza io naturalmente ero molto incuriosito dalla musica elettronica e ho sempre seguito. Quindi sono andato in tutti i concerti di musica trance di Armin van Buuren, di musica techno, di R&B, di hip hop, di electro house, di progressive house. Quindi diciamo mi sono sempre sentito con due piedi in due mondi diversi. Mi sembrava assolutamente giusto riuscire a cercare in qualche modo di conciliare le due cose. Cioè non me la sentivo di
vedere l'opera come qualcosa pieno di polvere che appartenesse soltanto ai teatri di traduzione, a un pubblico alquanto avanti con l'età. Cercare di portarlo ad arrivare a un suono del XXI secolo, quindi anche arrangiandolo con questi suoni particolari che appartengono ai giovani, che appartengono all'elettronica e che storicamente non sono mai esistiti. Alla fine è nata questa collaborazione con diversi DJ con cui diciamo abbiamo prodotto insieme non soltanto delle tracce musicali ma anche dei video che potete tranquillamente vedere. Il progetto ha avuto addirittura il compimento di un album intitolato Freedom, se non vado errato. Esatto. Che è sulle piattaforme digitali e prossimamente una trasposizione fisica. Un disco fisico lo stiamo aspettando. Sì, allora questo vorrei aggiungere, per chi mi segue da anni sa, questo è il mio secondo album singolo, ma il primo album integralmente prodotto insieme a un DJ. Abbiamo deciso di collaborare con il DJ milanese Twenty, che è un ragazzo di grandissimo talento. Io sono iper contento di averlo conosciuto e di aver fatto questa collaborazione con lui. Prima perché il brano del titolo dell'album, Freedom, è il brano con cui noi due con DJ Twenty abbiamo partecipato quest'anno all'Eurovision Festival in Svezia. E siamo molto molto contenti di essere riusciti a dare un, diciamo, una dimensione internazionale di tutto quello che facciamo. Il singolo pilota, che è il video che io sono venuto con enorme piacere a presentarvi, si chiama I Wanna Fall in Love Again ed è fatto insieme al rapper milanese Facepimp. Facepimp ha appena vinto il concorso della Fabbrica del Vapore a Milano, che è un concorso molto importante, come tutti sappiamo. Io sono molto contento che lui abbia accettato il nostro invito e si sia aggiunto al progetto. Abbiamo fatto anche il video che sembra un road party, quindi è una cosa molto molto divertente. Spero che tutti lo trovano di loro gradimento. Ho visto un video successivo, che vediamo in questo momento, anche delle immagini in merito, dove lì è stata fatta veramente una grande performance. Cioè, hai faticato per essere inserito in questo contesto con la bionda. E lì sono scene Capisco difficili. Capisco il tuo senso di umorismo, mi fa molto piacere che lo menzioniamo. So. Allora, la bella coincidenza è stata che il video pilota di I Wanna Fall in Love Again è uscito insieme all'album Freedom il 27 di febbraio su tutte le piattaforme digitali. Mm-hmm. Esattamente il 30 di aprile il video è entrato nella top 20 italiana, che è l'unica classifica ufficiale per video, al 18° posto. Ed è una bellissima notizia che credo di dire in esclusiva nel vostro studio, perché è successo non da molto, quindi sono molto molto contento. Nel frattempo noi siamo usciti con il video, che è assolutamente nuovo e che abbiamo fatto in collaborazione con la catena di alberghi Meliá. È stato diretto da Marco Gradara, che è un regista che lavora con Fashion TV. Ci sono 5 modelli dentro il video e il video è molto, come dire, elegante, fine, sofisticato, ma l'abbiamo ideato come se fosse una fantasia erotica. Allora, nell'attesa anche di Freedom in versione, diciamo, fisica, CD, con magari qualche sorpresa che ci riserverà. Ringraziamo naturalmente Gancio, un grosso in bocca al lupo alla prossima. Grazie alla vostra trasmissione, in bocca al lupo alla vostra trasmissione.